sindaco di Baronissi Gianfranco Valeante, anche lui presente a questa manifestazione di solidarietà con la fiaccolata partita dal Cedisa e arrivata qui alla Quiete di Capezzano. Ecco, un commento. C'è poco da commentare, è una situazione veramente incresciosa, una situazione di crisi che prende tante aziende del nostro paese, purtroppo anche due aziende d'eccellenza, il Cedisa e la Quiete, vivono momenti drammatici. Sono mesi che 150 operatori, 150 famiglie vivono un momento di crisi veramente profonda e purtroppo non si vedono orizzonti sereni. Ecco, sindaco, le chiedo se lei ha avuto modo di parlare con i sindacati e con i lavoratori e se ci sono margini per poter arrivare a una soluzione di questa vertenza molto delicata. È una vertenza che io sto seguendo da tempo, anche da consigliere regionale un anno fa, prima di essere eletto sindaco di Baronissi, ho accompagnato il direttore amministrativo, una delegazione di lavoratori in regione Campania, insomma si intravidero a loro delle buone possibilità, ma credo che sia poi tutto naufragato. La situazione è complicata, ovviamente bisogna confidare molto sul nuovo governo regionale, quello passato ha contribuito insomma ad appesantire una situazione già difficile. Insomma, confidiamo molto nella risolutezza insomma del nuovo governatore, di De Luca, degli assessori che sono figli di questa terra, che conoscono benissimo la realtà straordinaria, l'eccellenza di queste aziende, la laboriosità di questi lavoratori che veramente hanno contribuito negli anni a fare di questo centro un'eccellenza. Peccato, ma insomma non dobbiamo fermarci, dal nostro punto di vista dovremo così sollecitare i nostri referenti in regione, anche al centro, perché la vertenza rientra più presto. Sindaco di Pellezzano Giuseppe Pisapia, anche lui giustamente presente a questa manifestazione di solidarietà con la fiaccolata partita dal Cedisa a Fratte, è arrivato qui alla Quiete di Capezzano. Sindaco, un commento su questa situazione diventata veramente complicata. È una situazione drammatica che stanno vivendo i lavoratori del Cedisa e della Quiete da diversi mesi, ormai una situazione insostenibile. Noi come amministrazione siamo da sempre vicino ai lavoratori e stiamo facendo la nostra parte per quello che ci compete, per quello che possiamo fare. Stiamo coinvolgendo le istituzioni a tutti i livelli, prefetto, i vertici regionali, l'ASL e anche stiamo cercando di dialogare con la proprietà per cercare una soluzione, per arrivare a qualche conclusione concreta per i lavoratori. Il dramma di quei lavoratori che stanno sul tetto lo stiamo vivendo tutti i giorni pure noi e questo veramente ci fa soffrire. Noi chiediamo veramente con il cuore in mano alle istituzioni e agli organi competenti di fare la propria parte, perché ormai questa situazione è insostenibile. Ecco sindaco, proprio lei ha detto che avete avviato insomma a livello istituzionale un dialogo con la proprietà, perché il proprietario sembra essersi trincerato dietro una cortina di silenzio. L'ho chiesto al vostro collega di Baronissi, il sindaco Valeante, lo chiedo anche a lei se ci sono dei margini per poter trovare una soluzione o un accordo che possa soddisfare tutti. Noi lo speriamo e ce lo auguriamo, perché la proprietà ci dice di sì, però ad oggi non abbiamo niente di concreto, dice di avere delle situazioni che devono essere sbloccate e anche dei fondi che deve avere dall'ASL e dalla regione. Noi speriamo che ci sta dicendo la verità, perché è l'unica possibilità per i lavoratori, per queste realtà lavorative del nostro territorio. Ecco, può descriverci quali saranno le prossime manifestazioni da parte diciamo, delle istituzioni locali per sostenere sempre diciamo, in maniera più convinta i lavoratori del Cedisa e della Quiete? Noi tutti i giorni siamo vicini ai lavoratori, li veniamo a trovare tutti i giorni e siamo veramente al fianco delle loro lotte. Io penso che l'impegno deve essere nelle sedi istituzionali, quindi è là che bisogna sbloccare la situazione. Ovviamente manifestazioni di piazza, cortei ci vedono sempre presenti e attori, però penso che il problema è nelle stanze regionali dell'ASL. E secondo me anche la magistratura dovrebbe fare la sua parte per quello che gli compete. Allora,
Anna Petrone, consigliere regionale uscente, anche lei presente qui alla manifestazione di solidarietà per i lavoratori della Quiete e del Cedisa. Un commento su questa situazione diventata veramente drammatica? Sì, sicuramente l'impegno continua dentro e fuori le istituzioni, accanto ai lavoratori. Questa è una storia che ormai va avanti da troppo tempo. Per una cattiva gestione, oggi chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori. I lavoratori che da 15 mesi non percepiscono uno stipendio. Questo non è corretto perché i debiti non si pagano sui diritti dei lavoratori sottraendo lo stipendio. Ecco, l'ho chiesto anche ai suoi colleghi a carattere istituzionale, insomma, se ci sono degli sbocchi e delle possibilità per poter giungere a un accordo per la risoluzione di questa vertenza veramente complicata. Ma sicuramente i sindacati con la prefettura, domani ho sentito che c'è un incontro, dovranno proporre una forma per tutelare gli stipendi. Gli stipendi non possono entrare all'interno del patto che deve andare a convalidare tutto il debito contratto da Calabrese. Un'ultima domanda, secondo lei riusciranno a ricevere uno stipendio questi lavoratori in questi giorni? Ma se non si risolve il problema con Equitalia questo non può avvenire, perché in automatico tutto ciò che viene erogato dalla regione viene poi preso d'ufficio da Equitalia. Quindi ci vuole una norma che vada a regolamentare questa questione.